Amici di Ciaxi Cucina con MC, ciao! Un saluto da Stefano e da Manuel. AMC si occupa da oltre 60 anni di strumenti per la cucina e grazie a questi strumenti, Manuel, oggi faremo una ricetta molto particolare. Faremo dei muffin al cioccolato, andiamo a vedere gli ingredienti. Vai! Latte, uova, lievito, zucchero a velo, cacao amaro, gocce di cioccolato, farina, zucchero e olio di semi. Bravo, tutte. Il basilico lo mettiamo? Ma no, no, ce n'è già qua. La particolarità sarà una, ma ve la svelo tra poco. Manuel, ciao, ci vediamo dopo. Mi raccomando, che io devo assaggiare. Ciao. Cosa si utilizza per fare i muffin? Tendenzialmente il forno. Ecco qui il nostro forno. Molto particolare, ti farò vedere a breve la cottura. Adesso andiamo a fare l'impasto. Iniziamo con due uova. Latte. Farina. Lievito. Cacao amaro. Olio di semi. E zucchero. Puoi usare anche quello di canna. Pronti, possiamo andare in forno. Sorpresa delle sorprese, per avere un muffin morbido, bello umido all'interno, anche il giorno dopo, non utilizzeremo il forno, ma il nostro EasyQuick, la nostra pentola, da 3 litri e mezzo da 24 cm. Quindi andiamo ad aprire, mettiamo un goccino d'acqua sul fondo, il cestello da 24, è importante che l'acqua non superi il livello del cestello, che esca appena appena. Poi andiamo a mettere dei pirottini in silicone. Andiamo a riempirli fino a 3/4. Pronti. E adesso andiamo in cottura. Stiamo utilizzando una pentola da 24 cm, quindi togliamo l'anello da 20. Manu! Passa! Preso. Chiudiamo. E, attenzione incredibile, tempo di cottura solo 8 minuti. Però, siccome facciamo una piccola variazione, lo dividiamo in due. Prima 3 minuti di cottura e poi ulteriori 5. Navigegno sull'ADI automatico. Audiotherm impostato su cottura a vapore, super vapore, e impostiamo 3 minuti di cottura automatico. Attendiamo 3 minuti e poi facciamo un'altra cosina. A dopo, ciao! Audiotherm ci sta chiamando, vuol dire che la prima parte della cottura è pronta, sono passati 3 minuti, e qui facciamo una cosina un po' diversa. Sono già al buono, eh. In questo momento tu puoi aggiungere quello che vuoi, puoi aggiungere un cubetto di cioccolato di vari gusti, puoi metterci un lampone, puoi mettere della fragola, io in questo caso vado a mettere semplicemente delle gocce di cioccolato appena sopra il muffin, non ti preoccupare se sbordano un attimino.
Ecco qua. Nel caso del cubetto di cioccolato puoi metterlo bene all'interno, così ti viene un tortino col cuore caldo. E adesso non ci rimane che richiudere e reimpostare i 5, ma guarda, avendoli visti anche 4 minuti di cottura, sempre a super vapore. Il bello di EasyQuick è sempre questo, di poter aprire e controllare la cottura. In questo caso, aprendo appunto, avendo messo le gocce di cioccolato, mi sono reso conto che 5 minuti sono anche troppi e bastano 4. Pensa, solo 7 minuti per fare dei muffin dolcissimi, morbidi, buoni, buoni, buoni. Ci vediamo tra poco. Anzi, facciamo una cosa, andiamo a preparare il piatto per un bel impiattamento. Un tovagliolino di carta, un cucchiaino, un po' di zucchero a velo e un colino. Andiamo a preparare un impiattamento un po' carino. Togliamo piano piano il cucchiaino, spostiamo il tovagliolo. E utilizziamo il cacao da questa parte. Però al posto del cucchiaino mettiamo una forchetta. Togliamo la forchetta e il tovagliolo. Adesso dobbiamo fare attenzione che non arrivi Manuel, perché si vede tutto questo disordine. Audio Time intanto ci sta chiamando, i muffin sono pronti, non ci rimane che andare a vedere il risultato e impiattare. Pronti, andiamo a metterli nel piatto. Sono pronti? Un secondo. Ne mettiamo giusto due, dai. Fatto. Vieni, Manuel. Arrivo. Guarda che bel piattino che ti ho fatto. Porca miseria. Visto? No. Intanto, se ti è piaciuto questo video, ecco, vedi, sta già pulendo. Incredibile. Okay. Se ti è piaciuto questo video, lasciaci un mi piace. Mi raccomando, segui la pagina AMC su Facebook e anche su YouTube, perché troverai una volta al mese le nostre live, i nostri corsi cucina in diretta. Tra l'altro, Manuel, noi stiamo adesso registrando delle video ricette, ma stasera già siamo in live. Tu dici, quando? Chi lo sa. E oltretutto, visto che è bellino, e oltretutto scriverci nei commenti ovviamente quello che vorresti vedere nei prossimi video. Manuel, mangia. Lo assaggio? Vado. Vai, assaggia, vai. Vado? Un po' caldo? Vai, caldo per te. Allora, sono buonissimi, sì. Se li fai raffreddare, una bomba. Certo. Ci vediamo al prossimo video allora con Chuck si cucina con MC. Ciao. Vabbè, aspetto che si raffreddano questi intanto. Dai, ciao. Io prendo quello blu, ciao.